Good morning! Bentornati! Anzi, sono tornati di nuovo. Allora, che volevo dire? Prima di tutto, ci sono tre chitarristi. Uno è Nick Di Battista, che dice che io grido troppo. Un altro è Fabrizio Fedele, che abita qui in via di Niso, a Bagnoli. Io sto al numero 4, lui al 2. Io sto in casa sotto, e chi lo secondo piano. E dice che io si sente la mia voce quando dico good morning. Meno male. E poi ci sta un terzo che sta in Spagna, che è Giovanni Cigliano, che saluto, che dice che ha messo il good morning come sveglia la mattina e subito è pronto per affrontare la giornata. Quindi una cosa buona l'hanno fatta. Ma voi sapete perché questi chitarristi poi scrivono tutte queste un po' di lamentele? Perché hanno visto che è venuto Federico Lungo e abbiamo fatto quella cosa insieme, e che logicamente sono geloso. Quindi io li invito, se volete fare qualcosa con me nel senso musicale, siete benvenuti. Nicola, con Nicola abbiamo suonato una vita, con Fabrizio Fedele ho suonato in uno dei primi dischi che ha fatto, penso, e il pezzo si chiama proprio Maybe Freddy, perché diceva sempre: Freddy, vuoi suonare in questo disco un pezzo così? Forse, 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 e sta mi si proprio maybe, maybe, forse, Freddy. Il pezzo è molto carino, mi sono divertito, e lui pure, meno male. Allora, torniamo a noi. Cosa faremo oggi? Oggi faremo un film. Uno, due, ma vediamo quello che viene. Il film con il pedale singolo. E voglio accontentare un po' a tutti. E ternario in questa maniera. Napoli, 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 do. Ok? Poi lo faremo anche col doppio. Mettiamo un metronomo a 130. Questo era il primo esempio, l'abbiamo applicato sul tempo. Andiamo a vedere adesso l'esercizio che dovete fare. Se ci avete fatto caso, vedete che io il rullante lo marco sempre per far uscire fuori meglio questo grappolo di break, questi colpi a grappolo. E cioè, a me è un fatto mio, quindi mi piace più assai così. Però voi potete studiarlo anche senza accendi, in questa maniera. Fare ad esercizio per diventare più indipendenti con i movimenti dei tre arti, potete farlo continuo a tipo rudiments, così. Ok, anche senza accento. Però poi dopo mettetelo questo al centro, perché determina un poco a che punto state, pur se lo volete spostare, l'accento è importante in un film, ok? Ora vediamo col doppio. Col doppio verrebbe. Mosciato o pedale, va bene, non ci interessa. Adesso mettiamo di nuovo la velocità, il metronomo. Questo l'abbiamo applicato su anche col doppio.
Ora ci sta un altro esercizio da fare, se volete. Alternare gli arti superiori destra e sinistra con la cassa centrale in questa maniera. Possiamo anche spostarlo. Se portiamo un tempo, per esempio. Vediamo anche con il doppio. Ok, allora non mi resta che dirvi come al solito, bye bye!